Salvatore Costantino, medico radiologo, si parla di sanità di primo livello per l'ospedale di Alghero. È un tema ovviamente caldo che interessa a tutti gli algherini perché ovviamente la sanità, la salute pubblica è sempre al primo posto. Ci sono notizie contrastanti in merito proprio all'ospedale di primo livello Algherozieri. Cosa ha da dire in merito? Beh, innanzitutto bisognerà valutare un attimino una cosa. In questi giorni è comparso sulla stampa una possibilità che Alghero entro il 2018 dovrebbe essere classificato come ospedale di primo livello. Naturalmente stiamo a vedere le carte e vediamo che cosa emergerà in tal senso. È chiaro che un ospedale o un ospedale di primo livello per poter essere realizzato e per poter essere classificato così ha necessità di una rianimazione. E i tempi tecnici per poter realizzare un servizio di questo tipo è chiaro che sono dei tempi abbastanza articolati. Noi siamo già a quasi alla metà di ottobre di quest'anno, quindi dovrebbe essere realizzata un'unità di rianimazione entro il 31 dicembre del 2018. Per quello che riguarda questo, un altro elemento su cui occorre fare una riflessione è questa. Noi siamo comunque sotto monitoraggio per quello che riguarda la sanità, ma sotto monitoraggio anche da parte dell'Unione Europea, che prevede delle specifiche conformità che una struttura ospedaliera debba avere. Pena quella di poter essere classificata come non conforme a queste specifiche e quindi anche fuori legge. In questo senso l'Unione Europea ha già stanziato una considerevole fonte di risorse per poter superare queste disparità, però è chiaro che alla fine, se non si farà nulla in tal senso, la struttura verrà praticamente. Potrà essere a rischio di un declassamento molto più pesante di un ospedale di base.